Oggi c'è una famiglia molto più ampia, non sono solo i miei parrocchiani. 28 anni di cammino in tante esperienze nella diocesi. Certamente ci sono i miei cari parrocchiani di San Pietro e del Carmine, ma qui c'è 22 anni di seminario e di pastorale vocazionale. Il primo pensiero a chi è corso quando lei ha saputo della nomina? A Don Pino Puglisi. La colpa è sua un po'. Lei se lo ritroverà a Palermo? Me lo devo ritrovare. Palermo è una città che richiede un impegno particolare? Sì, ma il Signore ci darà la grazia, insieme, se facciamo cammino insieme con la carissima Chiesa palermitana, con tutto il popolo di Dio, è una città bella e promettente. Grazie. Cos'è la cosa? C'è qualcosa che la spaventa di questo incarico importante? Capite che è una cosa sproporzionata alle mie forze. Se mi faccio prendere dalla paura, penso di non rendere il servizio che comunque il Signore mi ha chiesto e mi darà la grazia di portarlo avanti. La prima cosa che farà? Ascoltare, volere bene. Ciao, buon